Buongiorno da Cagliari, siamo tornati in diretta dalla Beach Arena in campo con il Sicilia Beach Soccer contro l'ICR Lamezia. Parte proprio il Sicilia, maglia rossa con il pallone e va subito con il controllo del capitano, viene fermato, poi c'è il controllo, il tiro di andare su Sicilia per c'è Villella, è tutto regolare, ancora Villella prova a controllare, va a finire sul pallone che va a colpire Scalese per il gol del vantaggio con l'ICR Lamezia che mette a segno un altro gol, un altro a firma del numero 10 per Antonio Scalese. Eccola la lunga rincorsa proprio di Gatto, tiro con l'aiuto della sabbia, tutto calcolato, un gioco da biliardo, il gol di Gatto, il gol del 2-0, un tiro perfetto per il 2-0 per il Lamezia. Il gioco Gustavinho a portare via il pallone, Scalese non ci sta, rincorre Gustavinho e poi un errore di valutazione da parte di Mercuri e si riapre il match con la rete che vale il 2-1. E arriva il gol della Sicilia Beach Soccer di Curcio, il pallone. Attenzione, poi va tutto solo e la piazza in rete Filetti per il pareggio del Sicilia, contropiede perfetto da parte di Filetti ed è 2-2, messo dentro per il 2-2, ha segnato Simone Filetti. E viene fermato da Riccardinho, strappa ancora il pallone Scalese, va in contropiede per Villella, Villella è solo e la mette dentro, il tocco da solo per Villella, di nuovo in vantaggio 3-2. In corsa con piccoli saltelli, poi il tiro piazzato, la parata e la traversa, Ivan Meo ha messo una pezza all'errore di prima. Seconda, Gustavinho lascia lì il pallone, lo ritrova attaccato da Gatto, ancora Gustavinho, porta palla, lo alza, poi lo lascia giù ancora, ancora Gustavinho, il controllo palla, poi il tiro piazzato, trova il 7, un gol magistrale da parte di Gustavinho, un tiro perfetto per trovare il 3-3 a 3 minuti e mezzo alla fine della partita, un gol spettacolare di Gustavinho. Traversa, palla che si impenna proprio Scalese, uno dei giocatori più tecnici, uno dei giocatori più in palla dell'ECR Lamezia. Federici contro piazza, esce la rete di Federici, il tiro palla fuori, altro errore per l'ICR Lamezia, secondo errore anche per Mercuri. Parata! E allora Piazza risponde con i guantoni al tiro di Pedrinho che va via con lo sguardo in basso. Parte Villella. Ed è gol con Meo che può solo toccare il pallone. Spiazza, Gustavinho riesce a trovare l'angolo e mette in rete il gol del 2-1, ottimo rigore con la finta, niente da fare per Piazza. La rincorsa di Curcio, la palla in rete, ancora Meo che intercetta per poco il pallone. Palla in rete, grande rigore di Riccardinho, ha guardato bene, si è buttato nel punto giusto Piazza, ma il pallone era troppo angolato. Palla in rete, grande rigore di Riccardinho, ha guardato bene, si è buttato nel punto giusto Piazza, ma il pallone era troppo angolato.
Parte la rincorsa, il tiro, la tocca Piazza, ma mette in rete il pallone che porta a casa la vittoria 4-3 sui rigori per il squadra del Sicilia, che si porta a casa la partita, si prende un punto e porta a casa la possibilità di giocarsi l'ultime chance domani, che noi seguiremo in diretta sempre su Diretta Sport.